Buongiorno. Buongiorno. Tanto che Giorgia mi accompagna a Nuoro alla fermata del pullman, facciamo dei giretti visto che è di strada, allora facciamo una passeggiata a Orosei e andiamo a San Fonte del Sugolovone, che noi avevamo visto tanti anni fa, ma abbiamo piacere di rivederla. Solito problema la Mondezza, comunque c'era un'isola ecologica libera qui a aperta, non c'era nessuno. A Orosei, giusto? Sì. A Orosei, e ne abbiamo approfittato e abbiamo buttato la Mondezza. Ah, ne mettessero un po' di più di queste isole ecologiche così nei paesi. Ma pure quelle che automatiche andrebbero bene. Allora, per scoprire il percorso di questo imponente sistema idrico nel 1999, gli speleologi hanno iniettato un colorante atossico ad Urzulei. Il colorante, attraversando il colle del Sopramonte, è riemerso dalla sorgente di Sugolovone dopo un viaggio di circa un mese. Buongiorno, allora ho lasciato Francesca che è partita per il paese e sono ad Orgali e adesso questo è il panorama del Sopramonte.
Ho parcheggiato qui, sta un po' in mezzo alla strada, ma passano poche macchine. Vado a fare un'escursione a un arco qui sopra, arco supraterra. Allora, in realtà si chiama sottaterra, arco sottaterra. Ci sono poi degli ovili e un nuraghe. Ci vuole più o meno una mezz'oretta. E questo è l'imbocco proprio sulla strada. Quella dovrebbe essere la gola di Corrobo. Allora, molto carino anche questo arco e soprattutto anche il panorama del soprammonte è spettacolare. Adesso ridiscendo, ci vorrà una mezz'oretta, ma proprio tranquillo. Vado a fare acqua in una fontanella e poi proseguo i giri. A dopo! Questa è Pedra Longa, bella strada ripida per arrivarci. Qui inizia anche il selvaggio blu. Buongiorno, questa mattina piacevole risveglio, arrivo al mare, ho dormito qua. In realtà avevo parcheggiato da un'altra parte, poi ieri pomeriggio ha bussato un signore tedesco, mi ha detto: ma perché non ti sposti da qua che c'è rumore? In realtà quando sono andata non c'era tanto rumore di traffico, poi dopo è aumentato. E mi ha detto: più avanti siamo davanti a, con altri camper davanti a una spiaggia, e quindi alla fine mi sono spostata, infatti è stato meglio, è un po' più distante dal centro, ma è più tranquillo. E questa è la spiaggia. Laggiù è Arbatax, questi sono gli scogli davanti alla spiaggia. E laggiù è Sinza,
il porto di Santa Maria Novarrese. Questa è un'area camper, però è chiusa, vado davanti alla spiaggia. Ecco, ieri avevo parcheggiato lì, però poi alla fine sta davanti alla strada, era abbastanza trafficata, però la vista non era male. C'è questo parco dove ci sono questi ulivi millenari, molto belli. Questa è la chiesa di Santa Maria di Navarra. Il Bagolaro. Ieri ho fatto acqua a questa fontanella, è molto ma molto lenta. Questo è il più grande olivastro del parco, 905 centimetri di diametro. Età stimata più di 1000 anni. Questa è la pietra a coppelle che veniva utilizzata per i riti dell'acqua e poi fu anche utilizzata come altare bizantino, in una chiesa bizantina. Questa è la torre di Santa Maria Novarrese. Laggiù è il porto turistico, bello grandino.